Martedì 10 maggio il Centro Congressi dell'Unione Industriale ha ospitato il tradizionale faccia a faccia tra i candidati sindaco per Torino. Il palco della sala plenaria ha ospitato Michele Coppola, Piero Fassino e Alberto Musi, che hanno risposto alle domande dei giovani torinesi. Torino 2020, la città che vogliamo, è il documento, scritto dai giovani imprenditori in concerto con molti rappresentanti dell'associazionismo locale, che ha lo scopo di condividere l'idea di città che hanno le nuove generazioni. Proporre le idee dei giovani, abbiamo messo insieme l'associazione dei giovani e gli proponiamo questa sera le nostre idee. Attenzione focalizzata sulle nuove generazioni e sulla necessità di renderle protagoniste del futuro del capoluogo. Tra i temi toccati nel confronto, anche quelli riguardanti il lavoro e la formazione. Il lavoro è l'ossessione positiva della mia campagna elettorale. Torino deve tornare a attrarre imprese, a attrarre intelligenze, a attrarre imprenditori che scelgano la nostra città. Un po' di anni che non viene scelta e su questo lavoreremo. Ricetta per il futuro di Torino è fare l'Accademia dell'Auto, non solo l'Università dell'Auto, ma l'Accademia dell'Auto vuol dire partire dalla formazione tecnica, istituti tecnici, formazione specializzante insieme al tirocinio lavorativo e poi tutto l'ingegneria, l'indotto dell'insegnamento più alto, ma è fondamentale per la città mantenere quella grande dotazione umana di tecnici competenti nel settore dell'automobile. Bisogna investire sempre di più sull'università e sul rapporto tra università e sistema produttivo, come si è fatto nella positiva esperienza di rapporto tra Politecnico e industria dell'auto, perché in questo modo da un lato si contribuisce all'innalzamento della qualità produttiva e tecnologica delle imprese rendendole più competitive, dall'altra si creano occasioni di attrazione di investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nella tecnologia che offrono uno sbocco occupazionale a migliaia di laureati della nostra città. Fondamentale, poi, il rapporto tra istituzioni ed università. Per i tre candidati è necessario investire sul mondo della formazione, soprattutto in una città che possiede eccellenze internazionali in questo settore. In questo senso è necessario programmare in modo attento ed efficace strategie per avvicinare l'università al mondo del lavoro. L'università è una delle ricchezze e risorse più importanti quando si ragiona di futuro. Dobbiamo fare in modo che la distanza tra città di Torino e università degli studi sia assolutamente inesistente. In questi anni si è sentito poco il desiderio di programmare insieme il futuro di questa comunità. Il rapporto con l'università è così importante che a me piacerebbe che ci fosse una terza università in città. Torino deve connotarsi sempre di più come una città del sapere, della conoscenza, della formazione. Abbiamo due università di eccellenza. Abbiamo il Centro Europeo di Formazione dei Manager. Abbiamo il Conservatorio, che è un'università musicale eccellente. Abbiamo l'Istituto Europeo del Design. Se mettiamo insieme tutti i pezzi che in questa città si dedicano alla formazione, a partire evidentemente dalle due università che insieme fanno 100.000 studenti, mi pare che abbiamo una rete già oggi di soggetti importanti e strategici nel campo della formazione, della conoscenza, della ricerca, che abbiamo bisogno di mettere a sistema e di valorizzare sempre di più.